Sì, assolutamente sì, un'iniziativa che ci ha presentato qualche tempo fa la sezione dei giovani imprenditori Firenze Arezzo di Confcommercio, che noi abbiamo immediatamente accolto e abbracciato positivamente. Lo vedete, questa sala è piena di tanti giovani, non solo imprenditori ma studenti. Poi la presenza del professor Berti, che terrà di fatto questa lezione universitaria, è sicuramente un enorme valore aggiunto. Questo è un luogo di formazione, di cultura, un luogo aperto alla città, è un luogo anche per queste iniziative. Quindi io ringrazio Confcommercio per l'opportunità che ha dato alla nostra città. Tanto con le nostre iniziative, in particolare quelle del gruppo Giovani Imprenditori della Confcommercio, si cerca di far crescere le leve giovanili all'interno del settore. Oggi in Toscana solo 7 imprese su 100 sono gestite da Under 35 e questo è un concetto, è una situazione che va superata. Bisogna imparare a lasciare spazio ai giovani, ma nella gestione aziendale, dove il passaggio generazionale è la fase più critica perché solo un'impresa su due arriva alla seconda generazione e meno di una su tre arriva addirittura alla terza. Bisogna in qualche modo agevolare e consolidare la posizione dei giovani nella gestione dell'impresa. E le nostre iniziative, questa sul marketing e più in generale sull'innovazione tecnologica, mirano a questo, dare consapevolezza ai giovani. Un'occasione speciale, siamo qua in questo evento che fa parte dell'Academy, un progetto che portiamo avanti da tanto tempo con il gruppo di giovani imprenditori di cui sono il presidente, con l'obiettivo di entrare dentro le aziende, raccontare le esperienze, le eccellenze del nostro territorio e trovare momenti come questo, con la formazione, con ospiti di primissimo piano, a coinvolgere i giovani imprenditori del futuro. Quindi è un'occasione speciale, dobbiamo ringraziare il Comune di San Giovanni Valdarno, la famiglia Mantovani che ci ha messo a disposizione la sua azienda e il professor Danio Berti che farà questa lezione su temi fondamentali per il retail e per il marketing delle aziende, soprattutto per i giovani che vogliono aprirsi a un mondo e entrare nell'imprenditoria da protagonisti. Innanzitutto, noi come università, ma anche come società civile e società economica, dobbiamo capire che il mondo sta cambiando velocissimamente e noi siamo molto più lenti a cambiare. La stessa università, lo studio è cambiato e i giovani hanno bisogno di momenti applicativi molto forti rispetto al passato. Io no, mi sono laureato in economia tanti anni fa, non leggendo l'economia sui libri. Non facendo alcuna esperienza sul campo, oggi abbiamo bisogno che i nostri giovani frequentino sempre più le imprese e facciano esperienze sul campo. È una metodologia didattica completamente diversa che sta dando ottimi risultati nei paesi anglosassoni. Da questo punto di vista noi dovremmo un po' adeguare il nostro modo di fare anche conoscenza, generare conoscenza.